lungo viaggio. Va a Napoli! Concittadini amatissimi, in cambio del commovente affetto che mi dimostrate prima di partire, vi do una consolata notizia per l'avvenire e per l'incremento di questo nobile paese. Io ho deciso di costruire a spese mie un magnifico manicomio! Ai pazzi, perché non pensa ai porci? Così almeno il pastore ce li farà avere a buon prezzo. State tranquilli, per me siete tutti uguali, uomini e porci, provvederò tutti. Scusate, Don Felì, dal momento che volete abbellire il nostro paese, perché al posto del manicomio non ci fate un bel caffè Chantà? Come quello che sta a Frosinone. Ah, così ci facciamo venire le sciandose da Roma e da Napoli. Io faccio venire le sciandose a spese mie. Bel mestiere vi siete messi a fare. Felice non lo fare. Ma no, no, nemmeno per sogno, nemmeno per sogno il manicomio. E mio nipote Ciccillo, che si è laureato a Napoli, ne sarà il direttore. Mamma, Napoli è più grande di Roccasecca. Ah, come si vede che sta creatura è tua figlia. Ah, è colpa sua. È colpa sua se non è mai stata a Napoli. Sarà vivo il padre padre solo, avrebbe vista da un verso, Felice. Lui sì che ci teneva la famiglia! Ah sì? Lui sì! Ah sì? Sì! Perché dove mi sto portando? Non mi sto portando a Napoli io! Sa, anch'io vado a Napoli! Bravo, complimenti! Grazie! Si vede subito l'uomo che va a Napoli. Bella città, eh? Bellissima, adorabile! Evviva il sindaco! Grazie, buon viaggio, sindaco! Grazie, grazie mille! Grazie, grazie, grazie! Ho fatto il telegramma a Ciccillo, a quest'ora l'ha già ricevuto, e figura di quel povero figlio mio come sarà felice nell'apprendere la notizia del nostro arrivo. Sì, sì, andiamo! Andiamo! Napoli 1911. I protagonisti della nostra storia vivono nella pensione Stella, laggiù nel grosso portone. Volete conoscerli? Avanti, interroghiamo la cameriera. Signorina, scusi. Dice a me? Sì, volevamo sapere dove è stata di bello. A prendere il caffè. E ci dica, come si trova in questa pensione? E come vi devo trovare? Qui ce ne vorrebbero almeno 10 di servitori. E invece ci sono io sola e devo combattere tutti i giorni con i pensionanti che sono certi tipi che non vi dico. Questa, per esempio, è una povera vedova. Si alza presto tutte le mattine per andare al cimitero a trovare il povero marito. E gli altri pensionanti non ce li potrebbe presentare? Come no? Stanno tutti nella sala della pensione aspettando il caffè che sono andata a prendere. Favorite! Grazie, con piacere. Allora, signorina, ci dica, questo chi è? Questo è Don Carlo, il padrone della pensione. Non gli sfugge niente, sta sempre con gli occhi spalancati. E quest'altro? Questo è il signor Raffaele, il fratello del proprietario. Si legge continuamente la parte di Otello che deve rappresentare domenica prossima. Perché? È un attore? No, crede di esserlo. Questo è il colonnello a riposo Pizzo Scevola. Strilla sempre, non gli va bene mai niente. E c'è qualcuno qui nella pensione che tutti i giorni gli fa certi scherzi. Ah, ecco la signora Maria. E chi sarebbe questa signora Maria? La sorella del proprietario. È vedova e non vede l'ora di affibbiare la figlia a qualcuno. Quella è la figlia? Sì, Rosina. E la signora sta sempre a caccia di un marito per quella mezza scema che io, se fossi un uomo, non me la sposerei nemmeno se tenesse milioni. Che tipi! E adesso scusatemi, ma devo portare il caffè altrimenti si raffredda. E a quelli chi li sente, con permesso? Bettina, Bettina, ma insomma, aspettiamo te. Ecco il caffè. Ah, e finalmente, ma tanto ci voleva. Mi sono fermata quando ho gridato il postino. Mi ha dato questo telegramma per il dottor Ciccillo. Ah, allora dai a me. Va, serve il caffè. Subito, svelta. Ah, arriva da zio del dottor Ciccillo e parte stamattina da Roccasecca. Thank you.
ma guardate che disdegno, guardate. Che è successo? Che è successo? Hai messo a gioco l'altra volta? No, io sono rovinato, io sono rovinato. E che è successo? Siete. Lo hai perso a gioco. Ma tu non sai niente. E no, ma che è successo? Io non zio, arriva a Napoli. E beh, ma come me? Mica tu mi devi aiutare, mi devi salvare. Ma salvare da che cosa? Ma allora non hai capito. Ma quelli sanno che io 6 mesi fa mi sono laureato. In 3 anni che sto a Napoli mi hanno mandato più di 60.000 lire. Lo so. Peppino? Poi 6 mesi fa mi ho mandato a dire che mi servivano altre 10.000 lire per le spese di una clinica dove c'avevo 15 pazzi. 15 pazzi? Ma senti che sei andato a inventare, 15 pazzi. Ehi, Peppino, senti, portaci 2 vermutini, va, tu te lo prendi. Ma che uno, ma che vermutto, ma come mi metti a brindare? Con 15 pazzi, voglio brindare. Queste sono cose serie. Mi parite troppo. Ma tu non sai mio zio come la pensa? Che quella vecchia tremenda della moglie. Quelli se scoprono qualche cosa non mi danno più un centesimo e io sono rovinato. E come faccio? Credo bello, credo. Per di più adesso mi servono urgentemente altre 500 lire. Le devo dare a tuo amico lì. Lui ha perduto il gioco, hai capito? Ma 500 lire? 500 lire. E quello non vuole più aspettare. 500 lire? Io mi sparo, Michele, io mi sparo. Ma che vuoi sparare? Io mi sparo. Ma che vuoi sparare? Senti. Qua bisogna fare qualche cosa. Io lo so, innanzitutto bisogna pensare dove mandarli ad abitare appena arrivo. Oh, ecco, ad abitare. Ad abitare, Michele. Che ne chiedessi? Del Villino De Rosa. Oh, Villino De Rosa. Ma non ci state parole. Ma no, ma quelli sono partiti da 15 giorni. Oh. E poi, conosco bene la portiera, me ne interesso io. Grazie. Tu preoccupati solamente di farli ripartire il più presto possibile. Allora noi facciamo in questo modo. Io li vado a prendere alla prima. Tu vai a preparare il tilì, io poi li accompagno lì. E sta bene, grazie di vero cuore, Michè. Sei un vero amico. Sì, un vero amico. Ma Ciccino non è venuto. E non lo vedi che non è venuto, non c'è? Ma dimmi una cosa, tu il telegramma ce l'hai fatto a Cicilia? Gliel'ho fatto, gli ho specificato tutto. Ci hai messo il nome e l'indirizzo, ti sei dimenticato, Feli? Ah, non c'è. Ma che sono un cretino io? Io sono stato un cretino solamente una volta in vita mia! E quando, zio Feli? Quando ho sposato tua madre! Ma zio Feli, eccoci Ciccino! Buongiorno, scusate il ritardo, mi è malato, ma mi ha trattenuto e non ho potuto venire! Scusate, prendiamo la carrozzella! Ma no, che carrozzella, Siamo stati fino adesso seduti in garrocchi e non ce la faccio più! Se non fosse lontano, noi si preferirebbe andare a piedi. No, perché è lontano? Sono 4 passi. 4 passi? 4 passi. Tu te la senti? Tu pure te la senti? E questa se la sente, quest'altra in piastra se la senti, io me la sento, facciamocela a piedi. E allora andiamo. Anzi, durante il tragitto, tu mi ragguaglierai sul conto dei pazzi. Andiamo. Corrente ce n'è? Tutto! E si spila il rubinetto, esce l'acqua
l'acqua calda, l'acqua fredda, saponette, asciugamani, che uno si può... Tutto, tutto. E allora matti alla lavare, va? No, la signora non può. E perché non può? E perché è chiuso. Mari, c'è la discesella, c'è il giardino, ti la prendi in giardino? Facci tu, giardino. No. Quella è la sala da pranzo, vedete? Ah, ma biancheria, stoviglie, ce n'è? Come no, signor, questa è una casa di lusso, non manca di niente. Non so quanti armadi ci sono. Meno male, quello che fa per noi. Lei va pazza per gli armadi. Sì. Che soddisfazione che ci dà, non lo so. Quando in un armadio, ah, se lo mangerebbe. Ma sono chiusi. Figlia mia, figlia mia, questa non è una casa di lusso, questa è una casa chiusa. C'è Don Nicolino, vuole le 500 lire dentro. Miche, e non mi porti una novità? Quello ti va cercando per mare e per terra. Ma lo so, ma Don Nicolino va cercando me. Io vado cercando le 500 lire e ci rincorriamo. Io, Don Nicolino e le 500 lire. Sì, ma dico, tuo zio sta a Napoli, mio no? Zio. Approfitta, no? Approfitta. Ma vieni, Rosina, vieni. Ehi, buongiorno. Calma, siete, siete.
un'altra delle tue decine a scommesso. Dimmi tu, hai trovato i pazzi? Ma che pazzi? Meglio. Io porto mio zio dove abito io e gli dico: questa è la mia clinica e questi sono i miei pazzi. E lui ci crederà. Bravo, hai visto? Bravo, e vedrai che entra tutto liscio come l'olio. Entra tutto alla grande. E io gli raccomando di non muoversi, di non dire niente, di non parlare. Ma tanto, detto fra me e te, detto proprio in fondo, Pinge. Qua siamo tutti pazzi. Come hai detto? Come adesso? Adesso ripeto. Ma oggi non... Ripeto. Dico che qua, in fondo, siamo tutti pazzi. Michelino bello, ma tu quando parli che c'è l'orla alla bocca nuova? Mi è venuto in mente un'altra idea. Un'altra? Ci stai proprio in vino. Io te li faccio passare per un pazzo che sta sotto alla mia camera. Poi faccio pazzo, no? Ah sì, Michele, dato mai detto tu, no? Poi in fondo siamo tutti pazzi. Lodissimo, giovane. Che è un maniaco a sfondo parigoni. Non capisco queste cose. Il più grande interprete del barbiere. Quindi io faccio un barbiere. Tu fai il barbiere, Michele, può essere pure che zio felice vedendo te si spaventa a tal punto che non vuole più vedere la mia clinica. E scommetto che al resto ci pensi tu, eh? Al resto ci penso io, Michele. Adesso basta. Senti, piuttosto, i signori sono andati già ad abitare al Villino de Rosa. Con li ho accompagnati io stesso. E tu hai lasciato una bella mancia a Bettina. Ma mancia a Bettina, io non tengo soldi. Siamo alle solite, dai, io dimenticai di dirtelo. I proprietari, questo è un piccolo dettaglio, è molto lungo e arrabbiato. I proprietari, quando se ne sono andati, hanno chiuso tutto, porte, balcone, finestre, terrazze, discese, tutto chiuso. E un altro guaio succede. Un altro bel guaio. Ma come l'hanno fatto quella povera gente? Come l'hanno fatto? Ehi, non lo dire a me. Beh, sono felice, zio Concetto. Stanno venendo qua, non mi hanno aspettato, abbassati mica il pazzo. Vai correndo. Corretto. Vai correndo, con gli occhi del pazzo. Con gli occhi del pazzo. Aiutami, non mi abbandonare, Michele. Cicci. Ma perché non mi avete aspettato? Cicci, lasciami stare, c'ho un capello del diavolo con quella casa. C'ho un capello del diavolo. Ma perché? Che è successo? Ma come perché? Ma dimmi una cosa, mandami questo caffè aperto. Il caffè è apertissimo. No, perché delle volte non si sa mai, è aperto di fuori e chiuso di dentro. E poi si va nel giardino nella discesella a prendere il caffè. Non ridere e non fare lo spiritoso, sa? Piuttosto penso, Feli, dove andremo a dormire stanotte? Non ti arrabbiare, Concetto. Accomodato, non si deve arrabbiare. Accomodato. Signora, non si deve arrabbiare. Andremo su al portone della villa, andremo. Ma perché? Perché almeno quello è aperto. Ma piuttosto che vi prendete di buono, Peppino, che vi prendete di buono? Una gassosa, grazie. Una gassosa alla signora, Peppino. E tu perché? No, io niente. Ma perché da gare? Prenditi qualche cosa, dai, prenditi qualcosa. E una cioccolata. Una cioccolata raccomandata con la signorina. Peppino, eccomi, vieni qua. Portami mezzo litro. No, scusa, Peppino. Zio, questo è un caffè, che c'entra il mezzo litro? E allora portami mezzo litro e un caffè. Signore. Io il caffè lo metto nel mezzo litro. Lo bevo così, faccio il caffè corretto. Felice, ti ricordo che dobbiamo pensare alla casa. Eh già, perché è impossibile. È umanamente impossibile rimanere 10 giorni in quella casa. E come si fa? 10 giorni! Che carino, che tempo! Poi si preoccupa, si impressiona perché dici, ma per questi stanno solo 10 giorni. No, veramente! Ma tu devi capire, Ciccio, devi capire, io ho un lavoro. Io ho una carica politica, modestamente, io sono il sindaco. Ma io mi impressiono proprio per i 10 giorni, che non è possibile proprio. Voi ve ne dovete partire domani. Partire? Perché? È proibito stare a Napoli. Ma no, non è proibito stare a Napoli, ma qui a Napoli, dopo domani, ci saranno le elezioni politiche. Succederanno cose tremende, tumulti fra partiti. Ma insomma, ma lo sapete che l'ultima volta a Napoli abbiamo avuto 50 morti e 300 feriti? Aee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 e
ultime elezioni, qua a Napoli ci andavano di 50 morti e 300 ammalati di prognosi riservata. Perché la nuova epidemia? La nuova epidemia. Ma su Volera. Ma su Volera, si capisce, perché loro qua a Napoli fanno le cose all'ingrande. Certo. Invece noi a Roccasecca facciamo le cose all'indiccolo. A Roccasecca alle ultime elezioni c'è stato un morto solo. Un morto macilento. E si capisce, sono paesi non progrediti. Non progrediti. Andiamo via subito che io ho paura. Questa c'ha paura. Vieni pure tu, però vuoi ritornare. No, io non posso, magari lei c'ha la clinica. Ciccino c'ha la clinica, come fa per la clinica piuttosto dopo domani, durante i tumulti. Stattene a casa, stattene coi pazzi, che è più tranquillo e più sicuro. Ah, sì. Ma dimmi una cosa, quante camere c'hai in questa clinica? Quante camere c'ho? Eh. Saranno una ventina di camere, ma ecco, ma non è una clinica vera e propria, è una specie di per
pensione. Io l'ho chiamata pensione Stella. Ah, mi piace. Pensione. Mi piace. Guardala. Grazie, bambino. Guardala. Ha 25 anni e già padrone di una pensione. E questo qui a 40 mi si compra il manicomio di Alenza e di Cortella. Ma i pazzi ci sono, sì. Ma come, non ci sono i pazzi? Congela, che cavolacce di domande fa. Che domanda è? La domanda fa i pazzi. Ci sono, zia, ci sono, ma sono tutti pazzi tranquilli, tutti signori distintissimi. Beh, certo. Lui quando sceglie un pazzo? Sa cosa sceglie? Ah, certamente. Sa cosa sceglie quando sceglie un pazzo? Sono pazzi sfrenati? No, sfrenati non tutti, ce n'è qualcuno, ma ci deve essere. Ma qualcuno ci deve essere, se no come si fa? Ma la dirica con i pazzi sono tutti calmi. Piuttosto, a me questi pazzi, me li devi far conoscere. Ah. Ci tengo proprio. Ma pensi che io vi ci porto? Ma mi raccomando, voi non fate capire che sono andato lì per vederlo, ieri. Cicci, ma che sono un bambino io. Cicci, io il pazzo so come va trattato. Oh. Il pazzo va secondato. Dì la verità, io li assecondo. E che sono pazzo io lì? No. Amber! Io sono mezzo alla seconda cura. Ma soprattutto, caro zio, non bisogna mai, e sottolineo mai. Contraddire. Ma che contraddisce? Mai e poi mai. Per esempio, guardate, io fra i miei pazzi ce l'ho uno in culo. Tu? Io sì. Questo prima era furioso, adesso gli è rimasta un'unica piccola fissazione. Quale? Questo è convinto di essere un grande tenore. E che Rosino il barbiere l'ha scritto con me. questa è magnifica, da miracquali. Sì. E tu hai indagato, hai curato. Che cosa? Questo barbiere, il Rossini, non l'ha scritto per lui. Ma non la trova scritta per lui! Ah. Anzi, non c'è, il barbiere di Rossini è un altro! Vabbè! E c'è qualcosa per guarirlo? 500 lire! Questo è un mazzo penale! No! È una macchina per delle scosse elettriche che costa appunto 500 lire! Se mi potreste dare voi questa misura sopra... Qui. Guarda, Ciccino, io come uomo di esperienza ti consiglierei una cosa! Che cosa? Tu, lascialo fare il barbiere! Non posso! Ma perché? A te che fastidio di dà se quello fa il barbiere? Io deve finire di fare il barbiere. Ma a te che fastidio di dà? Mi dispiace, no, io non posso fare niente. Non posso fare niente. Perché sono in questo caffè? Lui si infabula. Oh, mamma mia, un lupo nella fabbrica. Ma che capito, un lupo nella fabbrica. Ma che è lì? La 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 la
porto la macchina, non c'è cosa nuova. Bettina! 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 Che c'è? Sono ma dove sei finita? Eccomi qua! Ma lo senti che suona? Lo sento che suonano, ma io solo due braccia e due gambe, te! Dai, vai a aprire! Su! In questa pensione devono mettersi bene in mente che il colonnello di cavalleria è pensionato! Pizzo Scevola, non do la scherzo! Ma quali scherzi, signor Pizzo Scevola, se io non so nulla? Lo so io! Qui si parla di scherzi di pessimo gusto! Ah, ma se io becco l'autore di questi scherzi, gliela farò pagare cara, gli darò una lezione della quale si ricorderà per tutta la vita! Signor sì! Vai, zì, avanti! Pensione Stella! Ah, una pensione magnifica! Bello, bello. Palazzo signorile proprio bello! Zona panoramica, sì, bel panorama. E c'è anche la stiratrice, c'è tutto, sì, c'è tutto. Perché il pazzo, quando è guarito, che cosa fa? Che fa? Finge ancora di essere pazzo. Per stare sul panorama, guardarsi il panorama, ammirare il panorama, si mette sopra un bel balcone, su una bella sedia, con un bel sigaro in bocca e si gode tutta la zona panoramica. La famiglia paga e tu ingassi. E io ingassi. Proprio così, bello, nipote mio, bello. E mi piace anche la zona, è centralissima. Da qua sopra, qualunque eccesso di pazzia campi per la strada, qualunque eccesso di pazzia, tu il pazzo te lo succhi fresco fresco. Immediatamente. Guarda, dal primo piano ci sono tutti i pazzi tranquilli. Ah, bene. Mentre al secondo piano ci sono quelli più furiosi. Ma noi non arriviamo al secondo piano. Ah no? Ma no, non è il caso, visitiamo solamente il primo. Vabbè, come morì? Non è per qualcosa, è una casa, c'ho mia moglie, tua zia. Ah, ma quella lo sai come fa? Quella non mi dà tregua. Come fa? Andiamo. Andiamo. Tanto sono tutti pazzi tranquilli. Sì. Pazzi di fiducia. Di fiducia. Ma pur sempre pazzi sono! Andiamo! Oh mamma mia, senti, se quel violinista non la smette con quel rumore infernale, io me ne vado! E gliel'ho detto io, gliel'ho detto io a quel morto di fame. Ah. Guardate qua! Per un momento che ho lasciato il costume in cucina, guardate qua come me l'hanno ridotto! Ma questo lo chiamate costume? Ma cos'è questa roba? Ah, che roba è questa? Questo è il costume che io devo provarmi domenica, perché io domenica interpreto l'immortale Otello. Questo è il motivo, pur non verserò il suo sangue purpureo, quel suo seno squarcerà la mia spada, quel suo seno bianco dall'alabastro le tombe! Ce la vedremo, cari signori, ce la vedremo! Ma cosa vedremo, signor colonnello? Mi riferisco sempre a quei famosi scherzi. Ah, marito e bene che è l'ultimo. E questo lo garantisce il colonnello Pizzo Scevola! È inutile. Non ci resisto in quella stanza. Devi stare sempre davanti agli occhi. Quel povero marito mio. Capisco, signora, capisco. Voi avete vissuto con vostro marito in quella stanza fino a che il signore non ve lo chiamò. E adesso siete rimasta sotto quella impressione. Cambiare casa, che vi devo dire? Okay. Una parola. Cambiare casa. E intanto lo vedo lì. Sempre lì. Vieni, vieni, zio, vieni! Prima tu! No, dopo di voi! Prima tu! Prego! Questi pazzi sempre pazzi sono! Ma se non ci sono io! Prima tu! Ma che fanno? Se ne vanno! Ah, è finita la ricreazione! È finita la ricreazione! E quella lì, quella resta, quella è restia! Si vede che deve essere un pochettino indisciplinata, eh! Quello. E quella lì! Ma quella è convinta di essere una proprietaria della pensione! Lasciamo girare per gli ambienti. E fate bene, perché come vi ho detto in precedentemente, il pazzo va secondato. Caro dottore! Ma signora, vieni, zio, va. Ma che ti va vicino? Ci sono io, sì. Ci stai? Andio. Andiamo, che non è pericoloso, andiamo. Signora, buongiorno, come andiamo? Buongiorno. Come andiamo? Non c'è male, voi? Ma io sto benissimo. Ah, e il signore è un vostro amico? No. È mio zio, Felice Ciosciamocca. Zio. Ah! Piacere! Prego. Molto lieta! Signore, che piacere! Prego! Signora, molto che signora la mano! Prego! Signora la mano! Prego! Signora la mano! Prego! Lasciate
io sono la proprietaria della pensione. Sì, sì, me l'ha detto la proprietaria della pensione. Ah, l'ha detto! La proprietaria della pensione! Sì, la proprietaria! La proprietaria! Adesso mi sono stancata però, perché appena si sposa mia figlia, io liquido tutto e me ne vado via, e me ne vado via! Fate bene una figlia? Sì, una graziosissima figliuola. Sì! Anche una bella signorina! Graziosa, graziosa! Sì! Sì, 25 anni! 25 anni? Ed è già qui dentro. È già qua dentro con me, sì. Che peccato. Che peccato? Che peccato. Che peccato! Avete detto che peccato? Che peccato, che peccato, che peccato! Che peccato che non sei sposata ancora! Sì, che non sei sposata ancora è veramente un peccato. Perché è un bocciolo. Ma che cosa avete capito? Mia figlia, mia figlia! Allora, signorina! Felì, non vi muovete, io la chiamo e ve la faccio conoscere. Non la fate andare via, eh? Mi ha messo? Scusate, Rosina? Ma dove sei cacciata, Rosina? Ah, dottore, siete qui e finalmente, perché io non ce la faccio più con questi pazzi stremati. Questo è il direttore che mi dirige la linea. Caro Don Gago, come andiamo? Questo è mio zio, Felice Ciosciamocca, che è venuto a trovarci. E lo dico io, che questo non è una pensione, questo è un manicomio. Lo so, ma è stata un'ottima idea quella di chiamare la pensione. Don Carlo come lavora, dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, è un godino. D'altronde se non avessi lui, io proprio non saprei come fare. Già, perché d'altronde a me lavoro non me ne manca, anzi, io potrei lavorare molto di più. Ma se non ci fossero questi benedetti pazzi? E se non ci fossero questi benedetti pazzi, lei, caro signor direttore, di cosa mangerebbe? Ma... Di fondo sono i pazzi che le danno da mangiare. Ma come? Signor Felice, a me i pazzi mi danno da mangiare. Ma scusa... Ma allora la vogliamo visitare o no questa pensione? Beh, visitiamola! Ma quando ci fate strada? Andiamo, volete, andiamo. La strada lei, andiamo. Ecco, poi dalla veranda si vede tutto il panorama. Perché? Vedi che cosa devi fare? Ma non mi porti mai una novità! Lo so, ma da zio Felice ancora non me l'ha dato, come sì, faccio? Sì, ma tu cerca di calmarlo, firmagli una cambiale, portaci due pollastri, fai qualche cosa tu, vedi tu, perché io non so quello che combina, quello sale sopra, Ma come faccio a lasciare zio Felice da solo? Ma buone, si tratta di due minuti, una cosa veloce, ma quando se ne accorgi? Due minuti? Sì, due minuti! E andiamo, veloce! Venite, signor Felice! Per di qui, che da qui si vede tutta Napoli. Vedo. Guardate che panorama. Guardate, molto bello. Laggiù è Capri, guardate, lì è Torre del Porto, lì è Torre Annunziata. Ah, bello. Da qui si vede tutto. Tutto, si vede tutto, ma non si vede mio nipote, dove sarà finito? Ma un attimo io fa... Se non vedo un ciccino magico, sto in pensiero, mi sento male. No, signor Felice, un attimo fa stava con noi. Ma può andare a vedere, casomai, non è... Ok, vado a vedere di là. Vado a vedere. Mamma mia, e come si fa? Oh, eccomi qua! Oh, mamma mia, scusate! Venga, vede, io voglio presentarvi mia figlia, la più virtuosa delle figlie. Sono tutti buoni insegnamenti di mamma! Perché? E il dottore è andato via? Il dottore non è andato via, il dottore sta dietro all'uscio! Si mette sempre qua dietro, quando lo chiamo uscio fuori! Non va via! Non va mai via il dottore! Il signore è lo zio del dottore, saluta il signore! Ma veramente? Ma è caro, non ci piace il dottore, ma io non la signorina con il dottore! Sa, mia figlia è tanto una brava ragazza! Sì! E voi forse pensavate fosse una di quelle pazzerelle! Ma no, ma chi l'ha mai pensato? No, dice pure le poesie, signora. Quando dice la vista.
sfatelesco. Alla sua età. Alla sua età. Rosina, non fa sentire al signore la visita. No, no, signori, c'ho da fare. Ehi, ehi, non lo vedo. Ma siamo devi sentire. La sentiamo, la sentiamo. La vespa che aveva fra le ha fatto lo sorpresa di anche il farfalle. È mostruosa! Ma per me sarebbe troppo l'onore. Ma no, l'onore è tuo. Signora, l'onore è mio. Non cominciare. Ah, l'onore è mio. Ma non è tuo, è tuo, l'onore è tuo. L'onore è tuo, l'onore è tuo. Rosina, ti piacerebbe sposare questo signore? È bravo, non mi piace. Ma non mi piace, ma non mi piace. Ehi, capisci, sì. Si capisce, ci sto, ci sto. Non è che poi non cambia idea. Non cambia idea, signore, non cambia idea. Ma perché il signor Felice, guardatemi bene, se poi cambia idea, io mi faccio brutta. Desdemona, la figlia del senatore. Ah, ha sposato Desdemona e c'ho piacere, c'ho piacere. Ah sì, c'ha piacere. C'ho piacere. Desdemona, sì, dice Desdemona. È una bella ragazza. Ostrega, sei una bella ragazza. Desdemona, dice, sì. La figlia del senatore, conosco anche il padre, conosco. No, il padre non è possibile. Ma lo sapere meglio di me. Conosco anche il padre. Desdemona, la figlia del senatore, che il padre c'ha l'occhio bendato e la figlia Desdemona sempre in giro col piattino. Desdemona. Ma non senatore, senatore, senatore. Beh, senatore, senatore, mi prendere schiaffi. No, 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 lasciate stare, piuttosto, sentite, il mio alfiere, Iano, mi ha messo una pulce nell'orecchio. Ma no, sì, proprio una pulce nell'orecchio. Ma un signore galantuomo come lei, una pulce nell'orecchio. Ma questi sono scherzi pericolosi, la pulce va nell'orecchio. Per fuori il timpano, va sulla tromba di ostacchi e poi l'ammazza, via qua. Ma cosa ha capito, ma cosa ha capito? C'è la pulce nell'orecchio. Il mio alfiere, Iano, mi ha detto che mia moglie mi tradisce. Ma no, non dia retta a queste cose. Non dia retta a queste cose. Le dico di sì, io le prove, le ho. Non le ha le prove, non le ha le prove. Quali sarebbero queste prove? Quali sarebbero? Il fazzoletto, il fazzoletto. Ma che c'entra, che c'entra? Io c'ho un fazzoletto, mia moglie c'ha un fazzoletto. E con questo io tradisco mia moglie, mia moglie tradisce me. Nessuno tradisce nessuno. È una prova inutile. O forse lei si soffia il naso con le dita. Il fazzoletto di mia moglie era nella casa di Cassio, in quell'unico letto! Vabbè, quando stanno così vuol dire che le cose cambiano, le do ragione, si faccia coraggio. Beh, dunque, venite domenica a vedere come finisce il fatto. Dico, non potrebbe dirmelo adesso. Eh no, domenica, c'è lo spettacolo. Dunque, quanti posti volete? Uno, due, tre, amici, parenti, non ne ho da condurre. Vuole rendere la cosa al pubblico? Certamente. E vabbè, allora faccio un po' il conto, fatemi pensare... 15 posti, va bene 15 posti? Bene, domattina vi farò avere 15 posti. Ah,
Quel mio linguaggio, io fanciullo ancor settenne, sui campi di battaglia condotto ivi rimasi, quella deve morire, prescrive il fato. E questo mi dispiace. Devo impedir che altri uomini la inganni. Questa è una sporcacciona, eh? Ma pria che quella rosa io strappi, pria che quella lampa io spenga, ancora un bacio. E un altro. Ma non facciamo scherzi. Che sia l'estremo. Ah, un dolce bacio, fu così fatale. Basta, direttore, direttore, basta, direttore, venga di soccorso, direttore! Direttore, dov'è il direttore? Che c'è, che c'è? Dov'è il direttore, mi aiuti? Direttore, mi aiuti, pazzi, si sono scatenati tutti quanti. Non lo so che sarà, sarà lo scirocco, sarà la tramontana. Direttore, io sono in crisi, direttore, Ciccillo, Ciccillo. Signor Felice, lei la si deve calmare, perché se vostro nipote non è venuto ancora, è chiaro, verrà domani mattina. Domani mattina? Domani mattina un accidente, direttore! Io sono l'uomo della città, io non conosco la strada, non so il numero, come si fa? Come si fa? Signor Felice, lei deve stare calmo, perché vostro nipote vi sa un luogo sicuro. Luogo sicuro? E questo voi lo chiamate luogo sicuro? Ma mi faccia il piacere, luogo sicuro! Ma signor Felice, piuttosto pensiamo a voi, perché qui la pensione è tutta piena. Perché cosa vorreste, lei? Che io dormissi qua? Ma dico... Ma no, che stupido che sono. Fatemi pensare. C'è... Ho trovato per voi, c'è per voi una bella stanzetta al secondo piano. Al secondo piano? Ma che furioso! Diretto, diretto che io non ho mai dormito al secondo piano, diretto che io non ho mai! Ma non mi volete mica offendere, rifiutare la mia ospitalità, io non vi lascio andare via. Va bene, direttore, vorrei farle solamente una domanda. Voi avete fatto sempre il direttore in questa pensione? Certo. Non è che prima eravamo un ex cliente? Poi mi ricordo ha fatto una bella curetta, guarito di... Vabbè, facciamoli fare il direttore. Ma che dite? Piuttosto, pensiamo a voi. Vi farò mettere un bel lettino proprio in questa stanza. In questa stanza no, direttore. Se proprio mi volete arrangiare, perché quel mascalzone, vigliacco comunque lo sia, di mio nipote deve venire a prendermi e non viene, se proprio mi volete arrangiare, mettetemi un lettino nell'ingresso. Nell'ingresso così, nell'ingresso. In caso di emergenza io... Ma tela, come rilevato, rilevato. Come volete. Grazie direttore, la ringrazio infinitamente direttore. Di emergenza. Come volete, felice notte. Felice notte a lei. Ma ho detto luce accese, porte aperte, poi spengono tutto. Pianderello qui. Pianderello? Qui? Sì. Ti accomodi. Grazie.
sollevatemi una curiosità. Ma che significa questa fascia che avete al tracollo? È un omaggio alla memoria del mio povero marito. Leggete. Soltanto lui. Soltanto lui. E soltanto lui poteva avere questo stomaco. No, dico, soltanto voi per lui potevate avere questo stomaco da indossare sul medesimo questa fascia. Già. Che coraggio. Coraggioso, coraggioso. Pasquale. Pasquale. Pasquale, che comincia. Pasquale. Quanto siete buono. Ringrazio. Buono e bello. Magari bello no, buono sì. E poi, stando così a letto, mi ricordate la buon'anima del mio povero Pasquale? Signora, lasci stare! Mi rimboccavo le coperte! No, signora, lasci fare! E poi gli facevo sempre lo scherzetto del solito sul quartiere! Dove gli piaceva? Dove gli piaceva? Dove gli piaceva? Basta! 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 Mi dispiace se passi tutta la notte qui con lei. Tutta la notte qui con me? Sì. Ma dico, ma che volete scherzare? Vada via, signorina, vada via, che se poi la cercano non la trovano, non la trovano. Vada via. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Facciamo una bella passeggiata insieme. Facciamo una bella passeggiata insieme e ci andiamo a fare quattro risate al cimitero. Venga, venga. Buonanotte, buonanotte, signora. De profundis, signora. E se non ci vediamo domani, ci vediamo il 2 novembre. Non si fanno! Ah, e domani ci vedete il mio tizio! Ma questo è pazzo! È pazzo. Va bene che è un manicomio, va bene! Ma questo è un manicomio che si esagera! Questo è un manicomio che si esagera! Io non ce la faccio più a stare qui! Vedi che mi ripeto, Cicino, non c'è più! Come faccio? Pazzi! Pazzi ovunque! Pazzi, pazzi, pazzi! Pazzi ovunque, pazzi! Pazzi ovunque! Qua abbiamo mangiato non solo senza tovaglie e senza bicchieri, ma anche senza Felice. Dopo 10 anni è la prima volta che non viene a cena a casa. Mamma, pensi sia successa qualche cosa? Quella che pensi non lo voglio dire. Ma se poco poco lo dovessi trovare con qualche ciceretta, ci faccio rivoltare un giro a Napoli, ci faccio rivoltare pure senza bicchieri. Che miseria. Mamma, io sto in pensiero. E quando mai mi sei pensato di mio marito? Tu? Mai! Vabbè, potrebbe essere successa una disgrazia. Ma tutti e due però. Ah, allora pensi pensano che c'è Cicillo? Vabbè, in fondo è come una specie di fratello. Ah, allora vorrà dire che adesso mi vado in giro a cercare quella specie di mio marito che se ne va in giro con quella specie di tuo fratello. E va bene? No, aspetta qua che facciamo a rincorrere, ci aspetta qua, non ti preoccupare. Oddio, dolore! Che dolore! Che dolore! Se nemmeno la prossima volta gli porto le 500 lire, Don Nicolino mi ammazza! Che dolore! Cicillo? Ma cosa ti è successo? Margherita, è stato uno dei miei malati, un tipo furioso, Mamma mia, che mistero pericoloso ti sei andato a cercare! Lasciamo perdere, ma zio Felice è ritornato! No, ma non era con te? Sì, ah, era con me, ma poi, vabbè, te lo spiego un'altra volta, zia Concetta sta dormendo! No, è andata a cercare Zio Felice. Ah, vabbè. Dove? E chi lo sa? Era tanto in pensiero, però, Pure io ero in pensiero, però per te. Margherita, tu sei troppo buona e ti assicuro che se avessi un po' di tempo io ti direi e ti farei tante di quella cosa. Ma fino a che non trovo Zio Felice non sto tranquillo. Sto tranquillo. È vero che è una pensione, ma questa è una pensione che si esagera. Signorina, ce l'ha con me? Sì. Dica. Avete una sigaretta, per favore? No, signorina, io fumo solamente sigari. Volete? No, grazie. Mezzo toscano? No, siete forestiero? Sì, sì, signorina. Ah, sì. Inglese? No, no. Francese? Ma no, no. Tedesco? Ma è per vergogna. E di dove? Signorina, io sono di Roccasecca. Ah.
E lei pure è forestiera? No, io sono di qua. Ah, forestiera di qua. Ma ho una bella casa. Ah, bene, mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Volete venire a vederla? Guardi, signorina, io adesso cerco mio nipote, non è il caso. Ma prendiamo una bella tazza di caffè, cocco. Veramente, io non ho mai inteso nominare il caffè col cocco, il cocco fresco, sì. Ma io cerco di Cicillo. Ma lascia perdere Cicillo, vieni con me. Signorina, non posso, come lascia perdere, come lascia perdere, signorina? Lo sai che sei simpatico. Grazie, signorina. Sei un simpatico. Grazie, signorina, grazie, la ringrazio. Ah!
Luisina, come il nome. Rosina, mi raccomando, cerca di essere graziosa. Questo è un partito buono assai. Noi non ce lo dobbiamo perdere. Ma io sto tranquilla. Tranquilla. Non sono riuscita a scappare dai pazzi. Fate presto, vi saluto, felice scioscia bocca. Ecco, dunque, allora io la imbusto e si imbusta, gliela consegno, faccia presto, la prego, faccia presto, faccia presto, faccia presto, faccia presto, faccia presto, eccolo qua. Oh, eccolo qui. Ecco pure, posso scivolare. Comandi, riposo, colonnello. Uno, due, bevi. Uno dei due deve morire, quello che dico anch'io. 5, 3, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tocca a lei. Ma che fate? Scegliete l'arma, sciabola o pistola? Devo scegliere l'arma? Sì. Qualunque cosa scelgo, scelgo bene. Benissimo. La scelta è libera. Libera. Insindacabile. Insindacabile. Non facciamo che poi andiamo ai sindacati a dire quella prima ha scelto una cosa, poi ne ha presa un'altra, ha preso tutte e due. Ma che fate? Date qua, date qua. Io dico che dobbiamo batterci all'ultimo sangue! All'ultimo sangue qui non è possibile! E perché qui no? Perché qui passa troppa gente, come si fa? Come ci possiamo battere qui? Mi scusi, ma ragioni! Andiamo in quella stanzetta! Vado! In quella stanzetta andiamo, allora, venga con me! Ma qui dentro! Venga con me! Stia tranquillo qui, stia tranquillo qui! Ma qui, tranquillo qui! Stia tranquillo qui! Eccone un altro! Ma cosa c'è? Ti ho spaventato? No, non mi avete spaventato. Eppure l'altra sera mi dispiace, ero truccato, mi dispiace di avervi spaventato. Questo però vuol dire che ho interpretato la parte con molta naturalezza. Naturalissima, naturalissima. Bene, io sono venuto stamane come promesso per portarvi 15 biglietti. Ah, la ringrazio, metto in tasca. Bene, bene, ma... Mi stanno buttando giù la casa. Ma no, non è mia moglie che soffre col cuore, c'ha i battiti accelerati. Aprite, aprite! Ma questa sembra la voce del colonnello. È mia moglie che imita la voce del colonnello. Aprite, aprite, sono il colonnello. Pizza e scivola! No, no, questo è proprio il colonnello. Il colonnello che imita la voce di mia moglie, ma io che le devo dire? È andato in bagno, è rimasto chiuso dentro e lo vogliamo aprire. E certamente. E apriamo, l'abbiamo nella in questa stanzetta. Ma che fa? Adesso strillate! Aprite! Non vi apro! E chiamo il direttore! Direttore? Direttore? Prego, lo faccia entrare, il direttore, lo faccia entrare! È entrato il direttore! Il direttore io l'ho mandato a chiamare, perché ci sono un sacco di pazzi, io li ho catturati, li ho importati, li ho messi lì dentro, i pazzi, li ho tutti rinchiusi lì dentro. Cosa avete portato con voi? Quattro infermieri, benissimo, quattro infermieri, adesso ve li consegno, ve li do, ma non siate tanto severo con loro, non siate tanto severo con loro, ma se fanno resistenza mettetevi pure la camicia di forza! Ma papà! Zitte, che mi rovinate tutto, là dentro ci sono così quattro pazzi. Vedi tu con chi stai parlando, ti dice di sentire. Non felice, ma ditemi un po', che cos'è successo che mi avete mandato a chiamare con tanta fretta? Ma come, che cos'è successo? Allora si vede che voi, il direttore, non lo sapete proprio fare! Ma... I pazzi che avete voi in cura nella clinica, sono scappati tutti quanti, io li ho presi, li ho ingordati, li ho rinchiusi là dentro, i pazzi, quelli del manicomio! Ma quali, di quale pazzi state parlando? Ma quelli non sono pazzi, ma quelli stanno meglio di voi! Meglio di me! Certo, ma quello non è un manicomio, quello è un albergo! Un albergo! Ovvio, ma poveri disgraziati! Ma come un albergo? Ma che maniera, Dai, che liberi! La prego, li liberi! Ma che maniera! Scusate, colonnello, io le chiedo scusa, la
riverisco e la ringrazio. Mamma mia, che ho fatto? Che ho fatto? Le chiedo scusa, la riverisco e la ringrazio. Mi scusi anche lei, signora. Mi scusi, mamma mia. Io le riverisco e la ringrazio. Ringrazio anche lei, mi scusi. E anche lei, signora Manetto. Mi scusi. Lo so, lei voleva che io sposassi sua figlia, ma come vede, sono impossibilitato, non sono in condizioni tali, e sarà per un'altra volta. Finché vivo io, tu a Napoli non ci mette più piede, quello è sicuro. Quest'amore presto, dovrò perdere. Sì, quest'amore presto. Ma hai visto Cicillo? L'ha combinata una grossa, è proprio nipote a te, guarda, è proprio tuo nipote. Se lo becco quel Cicillo... Thank you.